Ehi, prima che iniziate a guardare SCP-277, vorrei ringraziare il dottor Di Ferdinand per avermi aiutato a narrare qualche parte in questo video. Anche lui ha un canale dove narra SCP, ma porta anche gameplay e live. Iscrivetevi al suo canale, link dappertutto praticamente. E adesso buona visione! Viste le difficoltà inerenti al contenimento di SCP-277, esso è stato posto sotto un blocco di livello. Le attività dei residenti di SCP-277 devono essere monitorate da non meno di agenti infiltrati e i civili non devono essere messi a conoscenza della presenza o dell'influenza della Fondazione. Qualsiasi tentativo di contatto con i civili all'interno di SCP-277 da parte di persone che si trovano all'esterno di SCP-277 deve essere indagato. Il personale deve sottostare a screen psicologici prima di essere assegnato a SCP-277. SCP-277 è una cittadina moderatamente popolata in. La principale anomalia all'interno di SCP-277 sono le apparizioni trovate lungo l'area, che sembrano essere immagini proiettate dai pensieri di bambini o dalla loro immaginazione. Ci si riferisce ad essi collettivamente come SCP-277-1. I casi di SCP-277-1 appaiono come figure disegnate con contorni bianchi, con nessuna sostanzialità fisica propria. Le dimensioni, lo stile in cui sono disegnati e la complessità della proiezione varia da bambino a bambino. I bambini in pre-pubertà sono i soli individui capaci di produrre questi casi e il processo di proiezione di uno di questi sembra essere per la maggior parte inconscio e involontario. Una media di casi di SCP-277-1 sono presenti in un qualsiasi momento all'interno dell'area. Mentre agli agenti infiltrati è richiesto di riportare bambini potenzialmente non catalogati ai supervisori in modo che siano esaminati, a causa delle dimensioni di SCP-277, della popolazione di bambini all'interno e delle complicazioni di sicurezza, questo è riconosciuto come occasionalmente inattuabile. I casi di SCP-277-1 sono capaci di interagire tra di loro, anche se passano attraverso gli oggetti fisici senza lasciare alcun danno in entrambi. I bambini giocano frequentemente con le loro proiezioni e l'esistenza di SCP-277-1 è considerata normale dai residenti della città. I civili all'interno di SCP-277 dichiarano che le proiezioni sono state presenti nella città sin dalla sua colonizzazione. Questa dichiarazione è come minimo dubbia, dato che non esiste alcun rapporto sull'esistenza dell'area prima dell'anno 2000. E le città immediatamente circondanti l'area negano alcuna conoscenza della città. I test di membri all'interno di SCP-277 hanno rivelato che le loro impronte dentali, digitali e codici DNA non corrispondevano ad alcun database di popolazione registrato. Quando interrogati, i civili hanno negato di aver ricordi di aver vissuto o viaggiato in un qualsiasi luogo che non sia all'interno di SCP-277. Il tentativo numero di evacuare SCP-277 è cominciato in data 15 giugno. Piccoli cambiamenti sono stati fatti ai metodi dettagliati di evacuazione precedenti, ossia nella speranza di evitare ciò che potrebbe aver causato i precedenti fallimenti. I documenti delineanti per i precedenti tentativi di rimuovere i civili da SCP-277 possono essere trovati a. I residenti continuano a negare alcun ricordo di tentativi di evacuazione passati. I membri del personale coinvolti nelle precedenti assegnazioni coinvolgenti la soppressione di SCP-277-1 e SCP-277-1-R, in particolare, sembrano essere stati. Sono richiesti i membri del personale più addestrati e soggetti di classe D, insieme al necessario equipaggiamento medico nell'eventualità di un altro incidente simile.
Come da 23 giugno, l'operazione 277 è fallita a causa di 1-SCP-277-1-R ha dimostrato l'abilità di causare danni mentali non solo a bambini preadolescenti, ma anche ad agenti fisicamente maturi. Nessun ulteriore tentativo di evacuazione deve essere condotto. Si suggerisce il blocco di livello. Il personale della fondazione non è stato capace di tracciare la fonte del file Operazione 277. Le banche dati della fondazione non sono state capaci di produrre una copia non censurata del file. Nessun membro del personale o civile all'interno dell'area è capace di ricordare alcun tentativo di evacuazione e la legittimità del file è messa in discussione più volte. Dato il consenso comune, comunque, nessun ulteriore tentativo di evacuazione è stato pianificato. Inoltre, è stato scoperto che quando un residente di SCP-277 lascia l'area per più di minuti, esso viene violentemente e può essere ritrovato all'interno dell'area senza alcun ricordo di essere uscito dall'area. In data 14 settembre, un SCP-277-1 inesplicabile è stato fotografato nella biblioteca locale da un agente della fondazione. Nessuno nelle vicinanze dichiarò di essere responsabile per la proiezione. Visto che l'apparizione e le azioni dei casi di SCP-277-1 sono spesso rappresentativi del profilo psicologico del bambino, devono essere compiuti sforzi per identificare il proprietario di queste proiezioni, designate come SCP-277-1-R. Le proiezioni che corrispondono con l'immagine mostrata in stile di disegno o il comportamento devono essere immediatamente riportate. Gli avvistamenti di proiezioni che sono simili a SCP-277-1-R sono triplicate in frequenza dal 23 settembre. In data 5 ottobre, bambini sono stati vittima di membri di SCP-277-1-R al momento delle proiezioni dei bambini. 3 mesi dopo questo incidente, i membri di SCP-277-1-R sono svaniti dall'area. Non è attualmente noto se essi siano proiezioni di un bambino o manifestazioni autoctone di SCP-277 stesso. Domande rivolte ai civili riguardante l'incidente del 5 ottobre sono risultate in risultati alterni. Un numero di residenti dichiara che non avevano mai assistito a un avvenimento simile prima d'ora e espressero il desiderio agli ufficiali della fondazione di identificare e punire rapidamente l'autore. Altri dichiarano che eventi simili accadono periodicamente ogni anni. Il personale assegnato a SCP-277 ha espresso disagio nell'avere a che fare con i componenti della città. Essi sorridono in modo assurdamente largo, come se tutto questo posto fosse solo una fiaba e quel massacro fosse solo parte del loro lieto fine. Bene, eccoci. Prego, inizi dal punto in cui per la prima volta hai visto SCP-277-. Beh, stavo andando ad un ristorante del luogo a fine del mio turno, quando ne ho visto un gruppo lungo la strada. Sarebbe di grande aiuto se potessi includere più dettagli possibili, signor Davis. Erano sotto forma di... conigli. La maggior parte di loro lo è, per qualche ragione. I bambini normali immaginano cose da astronavi a fagioli magici in un'ora. Ma tutto ciò che ho visto disegnato in quello stile erano conigli. Erano accalcati in un'intersezione stradale, guardavano le persone e le macchine passare, credo. Non si muovevano molto, né giocavano come gli altri sketch. È così che il personale ha iniziato a chiamarli schizzi. Più che altro guardavano la gente passare. Non l'hanno allarmata? Che? No. No, erano abbastanza comuni allora. Non stavano facendo niente di ostile in realtà, quindi l'interesse per loro era scemato con il tempo. Capisco.
Prego, continui. Ok. Beh, dopo esserci passato accanto ho sentito un bambino urlare dietro di me. Una bambina in realtà, credo sugli 8 anni, che stava giocando con il suo sketch quando sono passato. Una specie di pony alato. Così mi son girato e uno dei conigli era sullo sketch della bambina. Non ho mai visto niente muoversi così velocemente. E lo stava... La parola migliore che mi viene è che lo stava consumando, mentre la bambina rimbreda in qualche tipo di attacco epilettico. Ho fatto fatica a realizzare quello che stavo vedendo all'inizio. Sembrava un enorme scarabocchio sospeso in aria. Non avevo modo di aiutare la bambina. Le tenevo la testa in modo che non sbattesse contro il cemento, ma non sono un dottore, non sapevo cos'altro fare. La maggior parte dei conigli hanno raggiunto altri sketch a quel punto, e anche questi altri sono stati fatti a pezzi, con i loro bambini che urlavano. Secondo i documenti che mi hanno consegnato, è quello che è accaduto in tutta la città, giusto? Esatto. Ho scaricato un intero di caricatore verso quelle cose, ma ovviamente non è servito a nulla. Non sono sicuro del perché l'ho fatto, in effetti. Sono tutti in coma adesso, vero? I bambini, dico. Sì, lo sono. Penso che sia tutto, agente Davis. Un'ultima cosa. Sì? Posso chiedere di essere trasferito fuori da SCP-277? Lei è già stato riassegnato ad SCP. Grazie. Allora arrivederci, dottore. Thank you.